Ora, detto questo, ecco appunto come vi parlavo della ricerca veterinaria. E queste sono tutte ricerche che ho già fatto, quindi io ho quattro specie animali, le ho già ricercate tutte. Il rank degli animali, come si fa a farlo salire? Allora, il rank degli animali, da come ho notato, fondamentalmente si alza col suo benessere. Quindi con l'habitat, come puoi vedere qui, è un 4. Cioè, io non l'ho comprato che era 4, per dirti. Ma adesso, pure un altro esempio, la valutazione sempre dell'animale. Questi sono i leopardi e le nevi. Questo è un 3, questo è un 2 e questo non ha ancora valutazione. Così come non c'ha la valutazione, nemmeno lui che è appena salito a 1. Quindi col tempo e con il benessere fondamentalmente salgono di livello. In più è appunto, oltre a tenere in conto il livello di benessere, c'è da tenere in conto il terreno, l'ambiente, le dotazioni di cui ha bisogno, pedigree ancora non ci interessa, la sua socialità e la genetica, quindi quanto può, appunto come vi ho fatto vedere prima, in scambio animali, le stesse cose, quindi longevità, fertilità e tutto il resto. Ora, detto questo, come appunto vi stavo facendo vedere, la fonte di energia si sta fermando, quindi questo è un generatore rotto. Chiamiamo il meccanico che poi si prodigherà a ripararlo. Come vi ho detto prima, la ricerca veterinaria, appunto, io ho ricercato queste quattro specie perché sono quelle che io ho. Quindi, per ora solo queste quattro. Al momento in cui acquisterò specie animali che non posseggo, comparirà qui appunto una casella molto simile a questa con la specie animale che poi potrà essere ricercata. Ora io ho completato la precedente malattia e avendo già due che stanno lavorando altre due malattie, mi è rimasto solo l'MRSA da ricercare. Quindi piazzo l'ultimo veterinario per ricercarlo lì. Lo stesso anche appunto alla ricerca, come vi dicevo, la ricerca della manutenzione, appunto i nuovi temi del nostro zoo, attrazioni e poi appunto tutto ciò che c'è intorno, quindi anche per il pubblico, ossia negozi, l'elettricità, strutture per lo staff e rifugi anche per gli animali. Ora, io avendone due, lasciati così, io direi tema sia dell'est che mi piace parecchio e rifugi per gli altri animali. Ora, qui a sinistra, come potete vedere, ci sono tantissime notifiche. Qui avremo gli obiettivi delle sfide, che ogni volta si ripresenteranno, quindi magari una volta come, ecco, esce a me il numero di visitatori, all'inizio erano tipo 300, e vi daranno appunto i soldi segnati qua. Quindi qua, nel momento in cui avremo 1200 turisti, visitatori all'interno del nostro zoo, mi daranno 3000 dollari. Così come liberare un coccodrillo marino in natura e via dicendo. Ovviamente sono obiettivi che una volta completati poi ne avremo altri, quindi non è che si concluderanno una volta ricevuti questi. Anzi, il numero di visitatori, per esempio, questo è il mio terzo obiettivo, dopo che ho completato uno da 300 e uno da, mi pare, 500-600, non ricordo. E anche perché ero più intenzionato a scoprire il resto, in realtà, del gioco. Questi invece sono appunto, come vi dicevo, i giocatori in visita che nonostante il nostro zoo non è online, come appunto era franchising, però comunque possono esserci altri giocatori che possono visitare lo zoo, anche magari per avere uno spunto in particolare, ecco. Questi sono gli avvisi dello staff. Ecco, come vi dicevo, non riesce a trovare un'officina libera perché può essere solo occupata da un cristiano e questo povero disgraziato ci sta fuori, quindi. Ciccia, infatti, sta aspettando che i meccanici scoprano la nuova officina, quella più grande, così che ne piazzo un paio e stiamo a posto. Questo invece, quest'occhio qui, è l'ispettrice che arriva ogni 2 anni, ogni 24 mesi. Infatti da poco è arrivata l'ispettrice nel mio zoo e potete vederla qua, con rapporto ispezione. Che visualizzate il rapporto, vi fa vedere appunto come
cosa c'è che va, cosa c'è che non va, cosa è critico, tipo appunto la didattica, e questo era un attimo un problemino che avevo con il mio zoo, perché fondamentalmente c'è stata una sovrappopolazione, come vi dicevo prima, di antilopi nere che veramente tornavo qua e ne trovavo altri 10 praticamente. Quindi, in certo senso, dovrei bloccare tutte queste nascite, liberandoli in natura. Infatti, è quello che voglio fare. Voglio liberarli velocemente. Ora, diamo un'occhiata veloce al benessere degli animali. Su quello anche che ho scoperto recentemente. Allora, innanzitutto, rimuoviamolo. Questo cancello. E questa struttura fondamentalmente la posso anche rivendere, che non mi servirà più a nulla. E rimuovo questo pezzo di sentiero bislacco qua. Ok. No, il punto è che la didattica ci sono i cartelli, cioè cartelli ce ne sono e quindi comunque non vedo il modo, anche se questo è storto, non so per quale diamine di motivo, però. Dedicativo, coccodrillo marino, ovviamente. Ok. Sì, però se me lo metti magari al posto giusto, magari. Ok. Sposto. Eccoci qua. Ok. Non dico nessuno, ok. A posto. Bene così. Quindi ognuno di questi va attivato a mano. La miseria. Ecco, questa è una cosa, per esempio, non sapevo, appunto. Ci sto giocando davvero poco. Ho appena 8 ore di gioco, 3 delle quali passando a capire il tutorial. Il resto era capire come funzionasse la schermata, appunto, la modalità sfida. Ok. È vero, ci vogliono, cioè c'è davvero tanto, tanta tanta roba da fare e in realtà è un pregio perché ti tiene davvero incollato allo schermo, quindi devi stare comunque sempre sull'attenti. Animali che scappano, cioè, appunto come ho avuto con i leopardi, per tantissime, tantissime volte mi è capitato che scappassero per colpa della recinzione, perché era troppo bassa. Per ora va bene, nel momento in cui, magari crescendo un po', metterò altre specie animali e piazzerò altro. Per ora lavorerò un po' di più sulla didattica, come vedete, che la devo migliorare. E da consiglio direi di togliere questi che appunto non mi servono praticamente. Pensando appunto avessero la stessa utilità dei cartelloni grandi. Questo pure non mi pare chissà quanto, quindi giusto sull'habitat. E invece prodighiamo per. Tra l'altro ci sono. Ecco, ho piazzato anche gli altoparlanti nel caso funzionassero in un certo senso. Visto la risoluzione dell'ispezione, forse, forse non aiutano più di tanto. Forse, forse.
Ok. Mazza. Tutta roba che sto scoprendo adesso, praticamente ti ringrazio. Perché davvero. Ecco, appunto, sempre il discorso della tremenda libertà. È davvero tanta e molto anche manuale. E quindi è parecchio difficile stare dietro tutto. Quindi veramente un titolo forse un po' complesso da starci dietro. Cioè, forse non so se l'idea di gestionale, che solitamente è tranquillo, immaginate Cities Skyline, fondamentalmente molto tranquillo, con qualcosa del genere che davvero galvanizzante, cioè davvero dovete stare attaccati allo schermo e non perdervi nulla. Ora. Io penso che sia proprio quello il problema per le mie antilopi, fondamentalmente, perché pure se ne ho avuto solo due, hanno sempre combattuto, quindi comunque. E in realtà nemmeno mi dispiace troppo, perché comunque solo un maschio che feconda tutto è un'esagerazione. Molto probabilmente venderò i più anziani più in là. Io sono ancora giovane. Ecco, per esempio questo. E qua, ecco, c'è appunto dipende dal periodo di vita rimanente, periodo di fertilità, genere della fertilità e stato di salvaguardia. Quindi considerate che uno molto più giovane avrebbe un punteggio molto più alto. Lascio immaginare, questo ha 9,4 anni, questo ne ha 2,7. Come vedete il valore è molto molto più alto, anche se il gene della fertilità è a zero. Quindi io rivenderò questo. E per par condicio vendo anche questo. Cioè vendo, lascio in libertà. E otteniamo crediti salvaguardia così. In più o meno casino nello zoo, quindi bomba. La zoopedia è qualcosa che dovrò leggere, dovrò mettermi con calma. Magari finito lo streaming mi guarderò davvero un bel po' di roba, perché è davvero tanto da vedere. Ecco, fino a un maschio, fino a 10 femmine, cioè. Raga, la Madonna.